Buongiorno, nuovo video spesa fatta online ieri. Lo vedrete, l'avrete già visto nel video precedente in cui non utilizziamo i cellulari, che appunto avevo intenzione di fare la spesa online perché ci servivano anche le casse d'acqua, il latte, eccetera. Quindi, bando alle ciance, direi di iniziare subito con la prima borsa che ho sotto mano. Allora, ho preso del sushi. Non ve lo mostro perché farò un video in punto dopo in cui mangerò insieme a voi. Poi una confezione di Wurster con il formaggio. Scusate se sono tagliata, ma non ho altro posto dove mettermi. Quindi Wurster con il formaggio. Formaggio spalmabile, ho provato questo qua dell'Exquisa. Exquisa, come si dice? Poi ho preso albume d'uovo per fare i pancake al mattino ogni tanto. Poi ho preso questo sugo qua di Giovanni Rana che ci piace tantissimo alle noci. È un sugo di noci. Ne ho presi due perché erano veramente in super offerta. Mi pare invece di 2,80 euro, 1 euro e qualcosa. Quindi ne ho presi due. Poi una confezione di stracchino in vernizzi, uova, 6 uova fresche allevate a terra, medie, due confezioni di gnocchi freschi, queste qua le avevo già provati e sanno molto di patate. Perché sapete che non tutti, a volte mi è capitato di prendere dei gnocchi che non sapevano neanche di patata, sapevano di nulla e quindi sto molto attenta alla scelta degli gnocchi. Due pacchetti, poi ho preso queste salsiccette, ricetta classica, pronte in 5 minuti dell'Amadori, anche queste erano in sconto. Qua c'è l'altro pacchettino di Wurster al formaggio e un pacchettino di sottilette. La cosa bella di quando ordini online al Carrefour è che non paghi le buste. Fantastico. Poi, altra busta. Ho preso le banane. Poi ho preso questo gran ragù classico da tenere per quando sono sola, un po' di corsa e ho voglia di un ragù, faccio una pasta veloce. Ho preso questo qua che è molto buono ed era scontato. Poi, sempre scontato, ho preso questa marmellata. Non ho mai provato le marmellate di Terra d'Italia, quindi sono curiosa. Confettura extra di ciliegie dell'Emilia Romagna. Confettura extra di ciliegie, vediamo se dice altro. Il 70% di frutta. Sì, ed è questo qua. Proveremo e vedremo. Ops. Poi, un pacco di farina. Una confezione da 1,5 kg, penso, se non ricordo male, sì, 1,5 kg di patate. Queste qua sono patate di Bologna DOP, erano in offerta queste, ho preso queste. Poi altra busta, abbiamo questo sugo pronto con gamberi e zucchine. Ogni tanto lo prendo perché poi i gamberi a me piacciono, non vado pazza per il pesce anche se mangio il sushi, però il pesce, il classico pesce messo al forno non mi fa impazzire, però questi sughi qua che a Riccardo piacciono molto e quando li trovo in offerta li prendo. Poi sempre in offerta c'erano i sofficini che a Fede piacciono tanto, quindi li ho presi prosciutto e mozzarella. Amore. E li ho presi al formaggio. Che sono i suoi gusti preferiti. Poi ho preso altro pesce, merluzzo. Merluzzo, questo qua da fare al limone, da fare in padella, anche impanato nella farina, insomma. Ci sono tanti modi. Poi ho preso questi a Riccardo perché erano in offerta a 99 centesimi, veramente pochissimo, e lui mi chiede sempre di comprare le patatine fritte, nonostante io le so fare, mi vengono anche molto buone, però lui dice che quella comprata è più schifosa. Per assurdo vuole quella schifosa e l'ho accontentato. Poi
ho preso da associare poi a queste, perché non è che ce ne siano tantissime, 4-6 minuti, non c'è il peso, un chilo, sì vabbè un chiletto, però ho preso queste qui da fare poi a Federico quando andiamo, quando capita che andiamo al pub, rimane sempre felicissimo perché nel pub vicino a casa nostra mettono sempre le patatine a faccetta e lui gli piacciono da morire e quindi le comprate. Si vede un po' flashato, c'è un po' troppa luce, spero vediate bene, non so cosa sto combinando. E poi c'era anche questo qui in offerta, sono 4 croccole agli spinaci. Queste non le ho mai provate, sono sincera, con 100% spinaci italiani, insomma croccante e quant'altro, era in offerta, lo proveremo insieme magari in qualche vlog. Altri sacchetti, come se non ci fosse un domani. Poi abbiamo... abbiamo aci gentile, che mia mamma mi ha straconsigliato per togliere le macchie da cacca di pannolino, è veramente un disagio. Poi abbiamo olio di semi di girasole per le fritture, queste cose qua, e 2 litri di latte. In realtà ne ho presi 4, ci seguiranno gli altri 2. Poi in quest'altro sacchetto abbiamo roba delicata, mi sa, abbiamo 2 passate di pomodoro, voilà, poi olio extravergine di oliva estratto a freddo, questa qua è della Farchioni ed era in sconto a 3,40 euro mi pare, e ce n'è 1 litro, e qua c'è l'altro latte. Poi prendiamo questo. Allora, qui abbiamo il pane, era in sconto questo qui americano che piace a me, anche se non amo questi pacchetti mignon, però vabbè, me l'hanno anche spiaccicato tutto, però vabbè, era in offerta un euro e poco, pochi centesimi, quindi ne ho presi 4 pacchettini. Poi poi qua abbiamo la polpa mutti che era in sconto, questa qua è più per me e Fede perché a Ricky piace solo la passata. E poi ho preso questi biscotti sempre in sconto, io quando compro online, ragazzi ormai lo sapete, compro solo le cose in offerta, esclusivamente roba in offerta. Poi qua c'è 2 dolcetti, allora c'è l'ultimo litro di latte Granarolo, anche quello in offerta, i plum cake, questi qua, io ho provato le svariate marche, Eurospin, Lidl, tutte quante, ma i plum cake mi piacciono solo quelli della Mulino Bianco, non c'è niente da fare, gli altri li trovo più dolci, più nauseanti, non lo so, e quindi quando li trovo in sconto li prendo originali. Poi ho preso questi flauti stracciatella che voleva Fede già l'altra volta quando sono andata al supermercato, e anche se la scuola è quasi finita li utilizzerò per dargli la merenda. E poi ho preso questa qua che è la mia torta preferita per eccellenza tra quelle confezionate, perché in questi giorni ne ho fatte tante anch'io, quindi preferisco farmela la torta, soprattutto quelle margherite, quelle semplici, ma questa è qualcosa di super, se non l'avete ancora provata provatela. Io la prendo solitamente magari da offrire quando vengono i miei genitori a trovarci, quando viene qualcuno, offro la tortina se ce l'ho, no? Quindi la prendo per quando viene a trovarci qualcuno. Ultima bustina, poi dovremmo aver finito perché poi c'è solo più le... ops, c'è solo più le 4 casse d'acqua. Ci sono le altre 2 confezioni di pane, guardate come si è ridotto, c'è una sottiletta, è diventato, vabbè. Qua c'è le altre 2 confezioni che lasciamo lì perché non c'è più spazio. Qua c'è l'altra, per fortuna questa è sana, e fette biscottate della Mulino Bianco. E voilà, quindi abbiamo finito, perfetto!
Così la fette di scottato sono diventati polvere da mettere come cereali nel latte, perfetto. Ok, dopo questa io direi che possiamo chiudere il video. Questa è tutta la spesa che ho fatto, mi hanno anche regalato 10 euro di sconto, quindi è come se il sushi me l'avessero regalato. Amore mio, fai i versetti. Dicevo, mi hanno dato un buono sconto di 10 euro che potevo utilizzare in questa spesa e quindi è come se il sushi non l'avessi pagato praticamente. E detto ciò, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo con nuovi video, anche perché dopo andrò a registrare salute ride e andrò a registrare il video in cui mangio con voi. Spero che questo video io e la spesa spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia, e in caso lasciate un pollice in su se volete vedere altri video spesa, lasciate un commentino se avete dei prodottini da consigliarmi, da provare, che siano anche Eurospin e Lidl, voi fatemelo sapere. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao! Ciao ragazze! Allora, vi associo questo pezzo di video al video precedente della spesina online, perché praticamente è già quasi finito tutto, essendo che la spesa online l'abbiamo fatta diversi giorni fa. E quindi vi faccio vedere cosa abbiamo preso da Lidl questa volta. Allora, abbiamo preso i pan di cacao, questi qua sono per Fedino, che li ha scelti lui. Poi yogurt, li ha presi Ricky, vediamo un po' che gusti ha scelto. Caffè, fragola, probabilmente caffè è per lui e fragola è per Fedino. Poi faccio che farvi vedere i pannolini di cui vi parlo sempre. Ne abbiamo presi due pacchetti, ce ne sono 42 in ogni pacco e costano, mi pare, sui 5,99, però ce n'è 42 dentro e ci troviamo benissimo, ma non sto a ripetervelo perché ve lo dico già sempre, poi sono monotona. Comunque, due pacchetti. Poi caffè in polvere espresso che avevamo finito, dischetti di cotone per struccarmi, poi il burro, gli spaghetti, che avevamo solo più gli spaghettini, quindi abbiamo preso gli spaghetti, poi una ricotta da 2,50, caffè in polvere però decaffeinato, questo l'abbiamo già provato ed è molto buono. Poi latte, una o due confezioni, non mi ricordo, comunque questo qui. Poi pane americano però integrale, perché lo mangerò anch'io e come vi ho detto voglio cominciare purtroppo a tenermi un pochino. E quindi integrale, poi succhi di frutta alla pera per Fedino per la scuola. Poi mega pacco di cornflakes, questi qua al mais, quelli semplici senza zucchero, nulla. Poi, aiuto, allora, c'è un pacco di pane non integrale, o si è sbagliato o lui lo voleva normale così. Poi gallettine di riso, due confezioni. Un altro yogurtino alla fragola, pomodori da insalata, crescenza, questa qua che prendiamo sempre, molto buona, un altro pacco di pane integrale americano, poi qua crolla tutto, aspettate. Allora, assorbentini, simil Philadelphia della Milbona, questo non l'ho mai provato, poi vi dirò, però penso sia buono. Poi cos'è questo? Gelati, ha preso i gelati perché ha visto la pubblicità, non di questi, di quelli di marca diciamo, però gli sarà venuta voglia, quindi si è preso il gelato. Poi cialdine di cui vi parlavo nel vlog, compatibile con la Dolce Gusto,
poi per stasera volevamo una pizza, ma per non spendere troppo e ordinarla fuori, ha poi preso anche una Coca-Cola e una birra. Qui c'è la birretta. E ha preso il trio di pizze per, insomma, stasera fare qualcosa di più sfizioso. Voilà. E ha preso questo trio qua, prosciutto e funghi, wurster e patatine, salmone e gamberetti. Voilà. Io penso che mi accaparrerò la prosciutto e funghi, Ricky quella con il pesce che gli piace tanto, e Ricky e Fede wurster e patatine, sicuro. E niente ragazze, questo è tutto, ve l'ho detto, non è una grandissima spesa, ma è da associare a quella che abbiamo fatto online, e devo ancora andare dal verduriere poi a fare scorta di frutta e verdura, quindi fatemi sapere se per caso vi interessa anche il video della frutta e la verdura, ma non penso, anche perché c'è poco di interessante, non vi posso mostrare marchi o cose, quindi sarebbe un po' noioso. E niente ragazze, questo è tutto, e il video spesa finalmente si conclude qua. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao!